San Giovanni di Dio, non solo dermatologia, anche oculistica. Massimo Saruis, 68 anni, lei da dove arriva? Mandas. Attese lunghe? Troppa, snervante. Perché? Non c'è organizzazione, secondo me. Lei oggi è venuto qui per quale motivo esattamente? Per fare un controllo oculistico, avevo l'appuntamento alle 9, sto facendo adesso. Quanto tempo fa l'aveva prenotato? Un mese fa. Controlli saltuari che faccio e quindi... Da Mandas fino a qui sono tanti chilometri. Proprio da dove parto io arrivare qui sono 140 chilometri. Tra andata e ritorno? Certo, andata e ritorno. Arriva in auto? Sì. Quindi benzina che se ne va? È una bella spesa, sì. Poi un mese come attese, comunque con gli occhi non si scherza. È una cosa delicata e bisogna seguire la terapia e tutto per non avere conseguenze, naturalmente. Però lascia un po' desiderare il servizio. Perché? Devo essere sinceramente, guarda. Perché? Non lo so, non c'è organizzazione, non se ne fregano. Io penso che il personale ci sia. I medici ci sono, però ognuno va a destra e a manca e nessuno... Nel suo caso, cioè, quali sono i disagi che lei vive sulla sua pelle, meglio sui suoi occhi, anche dovendo fare delle visite, avendo un problema oculistico? Non è neanche... è il sacrificio che ti snerva questo di stare lì tutta la mattinata in attesa. C'è un posto più vicino dove lei potrebbe andare? Non saprei. Rispetto a dove vive, lei da quanto probabilmente tempo? Probabilmente io penso che in queste cliniche private ti sbrigano subito, forse perché qui è mutuabile e se la prende un po' sarà alla leggera. Lei sarebbe disponibile ad andare a pagamento per abbattere i tempi? Avrei preferito così, però non posso permettermelo, è quello. Ha saputo un po' quanto sono i costi? No, non mi sono neanche informato perché non posso farlo effettivamente. Qui mutuabile con quanto se la cava? Paga qualcosa? No, niente. Insomma, non se lo potrebbe permettere? Non potrei permettere. Sa che c'è anche tutta la questione dell'intramenia, i medici... Certo. Cosa bisogna cambiare? Tutto da cambiare in Italia. Maria Luisa Lecca, 82 anni, da Cagliari, arrivata insieme al marito al San Giovanni di Dio per una visita dermatologica. Da quanto tempo doveva farla? No, le visite io le ho già fatte e sono venuto a ritirare l'esito di ciò che ho fatto. Ti ha fatto una piccola operazione? Ho fatto un interventino qui, sì, alla spalla, e mi avevano detto venire il 30 per l'esito. All'inizio quindi avevo fatto dei hospital, ma un giorno e mezzo. Si parla quando si tratta di prenotare le visite per curarsi, ovviamente tra Covid e tutto, comunque di attese, l'ho scritto anche altre dichiarazioni, un po' snervanti, che bisogna attendere, prenotare, ovviamente attendere poi la data. Per noi non è stato così, no. Noi ci ha fatto la richiesta urgente a 72 ore. Sì. Siamo andati qui al CUP. Sì. E praticamente entro le 72 ore ci hanno chiamato. Adesso però quale sarà la prossima tappa? Chiediamo direttamente a lei. L'anno prossimo per, no, adesso, per fare una visita dermatologica una volta all'anno. Una volta all'anno. Sì. Nel frattempo lei come si monitorerà? Ma io nel frattempo sto bene, non devo fare niente. Hanno raccomandato la visita annuale. Cosa ne pensate del fatto, per esempio, dell'intramenia, ovvero a pagamento comunque i tempi sono più corti? Ma qui all'interno non... Non lo so, io sono esente perché ho avuto un problema 7 anni fa e da allora, sino al 10° anno, sono esente dalle visite. A pagamento, quindi diciamo... Sono esente, sì, da quello a pagamento. Quindi sì, si salva ancora per 3 anni praticamente. Sì, poco, sì. Cosa bisognerebbe cambiare nel mondo della sanità sarda? Cosa c'è ancora che non va? Bisognerebbe anche essere addentrati alla... Molto più addentrati. Noi non è che possiamo dare... Diciamo che nelle visite esterne, se si va a cercare una visita esterna, come dice lei, a pagamento si fa prima. A lei è capitato? Però qui dentro non... Comunque lo fanno fare la visita a pagamento, ma non è che risolve, praticamente ha pagato per niente perché dopo ti mandano all'ospedale.
come si chiama, il dermatologo di fuori ha fatto capire, però il medico di famiglia ha consigliato quello del dermatologo che lavorava qui all'inizio con il dermatologo, sì. Invece c'è l'ambulatorio e qui non viene. Quindi comunque ci sono i viaggi pur sempre da fare infatti i viaggi sempre. Cosa si potrebbe fare, quindi modificare, come per abbattere anche i tempi? Chiediamo anche a lei, che è il marito. Ad esempio, abbattere i tempi, nel nostro caso, sì. Il medico ci ha consigliato questo dermatologo. Sì. Medico di famiglia. Che secondo noi non serviva. Perché? Perché poi il dermatologo ci ha detto di venire qua. Ecco, allora il medico di famiglia ci doveva mandare qui. Direttamente, tanto più che prima. Dicevano che era un problemino serio. Invece vi hanno fatto fare un giro in più, diciamo. Sì, esatto. Sì. Abbiamo anche pagato in più, il giro in più è pagato. Perché... Ecco, quanto è costato, anche per dare un'idea? No, non è che sia una cifra, aveva preso 50 euro il dermatologo, però... Quindi il medico di famiglia vi ha consigliato un dermatologo in privato, sì, diciamo. Esatto. E il dermatologo in privato ha visitato lei? Sì, sì, l'ha visto. Ha preso 50 euro? All'ospedale. E ci ha detto di venire qui, farci visitare qui. E voi dite, sarebbe infatti. Stato meglio farci arrivare prima all'ospedale, sì. Direttamente? Infatti. Sì. Carlo Enis, da Cagliari, lei oggi visita in oculistica al San Giovanni di Dio, 30 agosto 2022. Sì. Però c'è un però. C'è un però perché ho fatto la cataratta. Sì. Però non è andata poi tanto bene, perché a tutt'oggi sono ancora in cura per questa storia qui, insomma, per... Lei oggi cosa ha fatto esattamente qui? Visita di controllo per vedere come stava andando e mi hanno prescritto ancora delle altre cure, una puntura, un'iniezione, non lo so cosa devo fare. Lei però attendeva questa visita da quanto? Io ero prenotato per fare la cataratta dal maggio dell'anno scorso. 2021? Sì, quindi. 2021. Prenotato dove? Qui, sempre a San Giovanni di Dio. E quando gliel'hanno fatta poi? Il 26 di giugno di quest'anno. Cioè, dopo più di un anno, come mai? Questo non lo deve chiedere a me. Beh, le avranno comunicato il perché di questi ritardi? No. Io sono venuto continuamente qui e le spiegazioni erano che mi avrebbero chiamato. E siamo qui a attendere la chiamata. Quindi lei una visita che avrebbe dovuto fare a maggio 2021 l'ha fatta nel 2022 in che mese? Giugno, ha fatto l'operazione il giugno di quest'anno. Quindi più di un anno di attesa. Sì. Davvero non le hanno spiegato, avrà chiesto lei. Il medico che mi aveva preso in carico l'avevano trasferito a Nuoro. Sì. E nessun altro aveva preso il mio carico. Lei poteva rivolgersi eventualmente pagando al privato? Quello me l'hanno consigliato, però io non intendo pagare per fare queste visite. No, ovviamente. No, non ce la faccio proprio. Io sono pensionato e non ce la faccio proprio a pagare le visite esterne. Si è informato su quanto costa una visita in privato? Una visita in privato è 70 euro, mi avevano chiesto. E lei non se lo può permettere? O faccio la visita o faccio... o tira avanti, insomma. Quindi oltre un anno di attesa, un grosso disagio, quindi. Disagio perché a un occhio ci vedo, però l'altro era la preoccupazione che era che dovevo rinnovare la patente. Sì. E il pericolo era quello che non mi passavano la... Lei quanti anni ha? 83. 83. E cosa ha fatto lei nella vita prima di essere pensionato? Tanti lavori, guarda. Ho fatto il meccanico, ho fatto il falegname, ho fatto... Tutti questi ritardi nella sanità, è solo un caso, guardi, simbolo. Il peggiore è tanti anni che io pratico gli ospedali. Sì. Ma il peggiore assessorato che abbiamo avuto mi pare che sia quest'ultimo. Non passa giorno che sul giornale o sui servizi televisivi non ci sia una protesta per questa medicina. E nel suo caso, oltre un anno di attesa, un appuntamento oculistico che è slittato, lei era diventato un fantasma per la sanità, praticamente. Beh, sì.